E quando vi rivediamo insieme? E quando ci porti Giancarlo di nuovo? Avete visto che finalmente è arrivato il giorno che ci rivediamo col sorriso, senza mascherina e davanti a un bel ben di Dio che tra poco vi farò vedere. Caro Giancarlo, tu non sai le migliaia, non dico centinaia, migliaia di persone che aspettavano questo momento per vederci insieme. Ma e ringraziamo e salutiamo. Ne sono convinto di questo. Intanto è sempre un piacere venire qui da te, altrettanto famiglia, riceverti qui da ospitale. E poi ti devo ringraziare perché mi hai reso famoso, tutti quanti mi fermano per strada con Gianluca e quando l'ho fatto una... Ma forse perché noi facciamo venire appetito solo a vederci, quindi... Noi cuciniamo per divertimento, questo lo dobbiamo dire. Assolutamente, noi non siamo chef, non siamo cuochi, non abbiamo nemmeno la divisa e non la vogliamo, non la vogliamo. Per quelle pochissime critiche che noi riceviamo, bisogna dire che c'è qualcuno che si potrebbe evitare, no? Sì, allora una, voglio spezzare questa lancia. Quando facciamo un video, che siano i miei con Giancarlo insieme, dovete prendervi il tempo giusto di rilassarvi. Noi non facciamo una ricetta da 20 secondi senza neanche l'audio. Chi segue i nostri video deve rilassarsi. E quale momento migliore se non a tavola, no? Se non cucinando insieme, e che sia di pace e di relax per tutti voi. Quindi, se poi non hanno del tempo da perdere, possono cambiare canale ed evitare... Ma YouTube è pieno di video, si figura. Possono andare avanti. Benissimo, Giancarlo, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, ci siamo sentiti ieri. Giancarlo, domani c'è una mezza giornata libera. Tu sei libero, facciamo qualcosa insieme. Che cosa? Boh, non lo so, apriamo il frigo, quello che esce facciamo. Ed è la verità, perché abbiamo preso le cose che non mancano mai nella cucina di un buon calabrese. Giancarlo, presentali tu stesso, dai. Prodotti calabresi, il guanciale, e poi abbiamo l'anduia. L'anduia è il prodotto calabrese più famoso al mondo. Certo, l'unico salume spalmabile, piccante. Famoso l'ha reso anche il peperoncino, perché 20 anni fa non si conosceva. Il peperoncino ha fatto da traino. E poi abbiamo anche la cipolla. Che adesso è giovane, quindi cipollotti, sì, rossi, dolcissimi. Che è anche un prodotto di successo calabrese. Il pecorino. Pecorino nostro, calabrese. I pelati. Pelati localissimi. Locali, italiani. Profumano ancora d'estate. Questo è il simbolo dell'Italia. E l'olio extravergine d'oliva. E niente. Ed è una ricetta senza nome, perché noi cuciniamo così, con quello che abbiamo. Magari il nome glielo date voi. Oh. Però abbiamo il padellone, sì, perché noi facciamo sempre le cose fatte in grande. Quindi partiamo subito con 4-5 kg di pasta, sì, e poi ci vediamo. Chi c'è, mangia. Partiamo con l'affettare questo bel guanciale paesano. Guanciale che deve avere la giusta parte di grasso e la parte di magro, perché noi il grasso ci serve, il grasso è vita nella cucina calabrese. Poi questo è di maiale nero e ha ancora più sapore. Omega 3, quindi è un grasso nobile, diciamo. Diciamo il salmone di terra lo, sì, chiamiamo, dai. Sì. Facciamo dei tocchettini. Questo te lo sposto. Sì. Cuciniamo per divertimento, passione. E anche per la passione delle cose fatte bene, sì, di gusto. Di gusto, sì. Poi semplici, magari, ma di gusto. Diciamo che non guardiamo spesso il protocollo, no, ci inventiamo noi alcune cose. Insomma. Noi abbiamo il nostro protocollo, semplice e genuino. E poi dobbiamo dire che esistono tanti tipi di cucine. La nostra è una cucina pop, popolare, no? Sì, del popolo. Del popolo, quindi... Ma è semplice, dove vengono valorizzate le materie prime, il territorio, dove si può raccontare, no? Dici benissimo, soltanto così una ricetta diventa un racconto, ed un racconto un domani sarà un ricordo per chi resta. E vai Giancarlo, fuoco alla miccia! Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il guanciale, che viene messo adesso a sudare, giusto? Sì, lo da questa parte. Diciamo lo rendiamo croccante, no? Lo rendiamo croccante e gli facciamo cacciare tutto il suo olio. Sì. E a proposito, non ci va aggiunto olio. Sì. Prendi il profumo. Già, pure che siamo all'aria aperta si sente benissimo.
E mi raccomando amici, se sentite il profumo di questa padella, condividete. Allora, quanta pasta mettiamo? Che questa la gente vuole sapere quanta pasta mangiate. Ma io vorrei vedere, se li avessimo qui da vicino, loro quanta pasta mangerebbero. Senti come sfrigola, senti. Lo dobbiamo chiedere, io penso che... Vabbè, noi intanto caliamo sì, quella che è per noi. Sì, diciamo siamo 5-6 persone, 3 kg vanno bene. Fai 4, Giorgio. Fai 4. Meglio abbondare. Meglio diciamo. Abbondare. C'è sempre l'amico dietro la porta che arriva, fa l'improvvisata. Sai quando ne arrivano adesso? Allora, il guanciale ha tolto tutto il grasso in esso contenuto e adesso andiamo ad aggiungere il cipollotto rosso dolce. Che profumo, senti che profumo già. Dammi la... Facciamola bella profumare. Allora, facciamo bella colorare questa bella cipolla. Intanto togliamo... Allora, intanto ti do una mano. Il guanciale croccante. Togliamo il guanciale croccante. E guardate come deve venire. Croccante, ma al punto giusto. Nemmeno deve diventare troppo secco. Una volta che ha tolto il grasso, si può togliere. E poi, come nella ricetta precedente, consigliamo la cipolla, diciamo, di cuocerla senza il sale. In modo che la aggiungiamo in secondo momento. Oh, sì, e poi caramellizza, no? Butta i suoi zuccheri naturali. Giancarlo, ma tu non hai idea di quanto tempo ti ha aspettato, perché vuoi mettere un bel piatto in compagnia. È il valore più grande che ci sia, l'amicizia, la convivialità di un piatto condiviso non ha uguali. È vero, e poi quando si è in buona compagnia... Scende tutto, nemmeno l'assimili, guarda, nemmeno l'assimili. No. Direi che il momento è giusto per aggiungere il sì, pomodoro. La cipolla si è un po' bruciacchiata, no? Deve essere così. Sì, facciamo il pomodoro. Ah... Prima. Lo facciamo prima andare, sì, guardate l'acqua, sono andato a prendere la sorgente, acqua sorgiva, questo si chiama vummolo in dialetto e l'acqua si mantiene sempre bella fresca. Noi rispettiamo la tradizione antica, zero plastica, plastic free. Allora, non è tempo ancora del nostro pomodoro fresco e utilizziamo sempre il nostro pelato dell'anno scorso, dell'estate scorsa, però guarda che colori. Guarda che colori, che profumo, Giancarlo. E che brillantezza. E che brillantezza, altro che quello che è. Ma non mi far parlare, no? Questo c'è il colore della nostra terra. È vero. È il colore dell'amore, no? Il rosso, della passione, del piccante. Il rosso è un colore che a noi... dei tuoi occhiali, Chiave. Direi. Dovrebbe essere della nostra vita. Del sangue che ci scorre nelle vene. Il rosso è un colore che adoriamo. Comunque colgo l'occasione, caro Giancarlo, per ringraziare tutti quelli che hanno commentato il video precedente, che tra Facebook e YouTube ha forse raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni. E il saluto forse più grande va a tutti quelli che ci hanno guardato dall'estero, perché si sono commossi vedendo la propria terra, vedendo una cosa semplice, e noi ne siamo grati e vogliamo salutarvi cordialmente a quelli che ci seguono fuori Calabria prima di tutto. Si sono commossi e ci hanno commossi. E ci hanno commosso perché noi li leggiamo tutti i commenti, magari non nell'immediatezza, non riusciamo a rispondere, ma li leggiamo tutti. Vado con l'acqua. Vai. L'altro lo aggiungiamo dopo. Sì, mettiamo una prima volta l'acqua, poi aggiungiamo quello per la pasta. Eccoci qua, aggiungiamo quest'altro pomodoro che era rimasto, diamo una sciacquatina alla ciotola perché non dobbiamo perdere nulla di quest'oro rosso, che per raccogliere i pomodori sotto il sole d'agosto è un grande sacrificio. E che profumo! Passiamo all'altro step, dobbiamo fare un'emulsione, vediamo cosa facciamo. Andiamo. Si prende l'anduia. Vai. Sì, okay, va bene. Va bene così, dai.
L'anduia è un misto di carne di suino, grasso e peperoncino. Nonostante la sua morbidezza, dobbiamo sempre specificare che è un salume stagionato. Questa è acqua tiepida. Sì. La forchetta, vedi, questa c'ha 50 anni, è allargata. Come potete vedere, l'acqua tiepida ammorbidisce il grasso e il tutto diventa più cremoso, oltre che si esalta il gusto. Non diciamo a quale ricetta richiama, perché noi facciamo le cose così come ci vengono in mente. Questo non è stata neanche pensata, abbiamo preso quello che c'era in frigo. Ok, direi che la crema è fatta. Possiamo ritornare di nuovo al padellone. Guardate che bel colore, fai vedere che bel colore. La crema è pronta. Qui il pomodoro è a posto, direi di aggiungere l'acqua perché poi facciamo risottare la pasta all'interno del padellone. Ragazzi, non so se le proporzioni sono ben chiare dal video, ma vi dico soltanto che questa padella ha più di un metro di diametro. Questo rumore del trattore fa da sottofondo. Sono rumori come l'abbaio del cane, rumori naturali di campagna che ci vogliono. Se non c'è questo rumore la campagna non produce. Certo che se c'era domani era meglio, però ci accontentiamo. Finalmente in ebollizione, caliamo la pasta. Dobbiamo dire che abbiamo messo la cipolla rossa di Tropea, che è abbastanza dolce, e in contrasto ci va l'anduia al pecorino, sì, perché il pecorino è quello che equilibra. Abbondiamo! Cucina stellata oggi! 4 kg di pasta li abbiamo calati, adesso dolcemente la facciamo cuocere nella sua acqua. Lo pesiamo naturalmente, sì, il sale. Sempre pesato, esatto. Vai, pesato. Mettete troppo sale, mi dicono, ma voi non è che l'assaggiate la pasta. Mettiamo il sale che ci vuole, sono 4 kg di pasta. Mettiamoci un po' di meno perché... Anche perché poi l'anduia ha la sua sapidità. L'anduia e il guanciale pure. Il pecorino. Sì. Vi dico solo mezzo chilo di, pecorino macinato, quello è mezzo chilo di pecorino grattugiato, quindi già ha il suo sale. Caro Giancarlo, dicevamo prima che la cucina è condivisione. In realtà oggi ti ho invitato qui perché tu sai benissimo che dobbiamo fare un annuncio importante. Qual è l'annuncio importante? Io e lui abbiamo deciso, siccome ci piace la compagnia e l'avete capito, che prossimamente, ascoltatemi bene, prossimamente, questo credo tra fine maggio e inizi di giugno, abbiamo intenzione di fare qui da me un piccolo raduno con voi. In cosa consiste? Chi vorrà venire in quella giornata che decideremo insieme, la passerà insieme a noi mangiando pasta a ripetizione. Ovviamente è tutto offerto da noi. Voi venite qui, state con noi, mangiate, facciamo un video tutti insieme e passiamo una giornata diversa. Siccome non abbiamo un ristorante, lo spazio è questo qui, possiamo accogliere 20-30 persone. Se poi c'è più gente, magari lo rifaremo in futuro. Qual è la cosa importante? Chi pensa di poter venire, tutti i dettagli, magari mi contatta sul WhatsApp qui in alto che trovate, così vi dico il giorno che abbiamo deciso e mi date eventualmente la disponibilità, in modo che noi siamo organizzati ad accogliervi. Per chi viene da lontano un premio glielo diamo. Avevamo pensato appunto, chi viene da più lontano a trovarci in quel giorno, gli abbiamo conservato un bel regalo. Quindi vi aspettiamo qui in Calabria. Un po' di verde ci vuole. Eh sì che ci vuole, soprattutto queste che sono le prime foglioline di basilico nostro della stagione, non devono assolutamente mancare. Intanto la pasta, questa trafilata al bronzo, guardate quanto amido ha rilasciato ed è diventata cremosissima. Man mano che la pasta cuoceva, che la pasta la richiedeva, abbiamo aggiunto un goccino d'acqua
finché l'abbiamo portata alla cottura perfetta, bella al dente. Adesso abbiamo spento la fiamma e andiamo ad aggiungere la nostra super crema composta dal pecorino e dall'anduia. Eh sì, cari amici, perché dovete ricordarvi che l'anduia non la dovete far cuocere direttamente in padella, altrimenti si brucia la sua parte di grasso, si scioglie subito e poi la parte di carne si fa subito scura e secca e non va bene. In questo modo invece sentirete il giusto sapore, perché deve avere anche un ottimo sapore l'anduia. Non lasciatevi ingannare assolutamente da un prodotto che sa solo di peperoncino, dobbiamo ricordarci che è un salume. Andiamo ad aggiungere ancora qualche fogliolina di basilico e la magia è fatta. Ragazzi, ci siamo! Nel frattempo, da quei 4-5 che eravamo, qualcun altro è sbucato dal forte profumo che si sente a decine di metri di distanza dal padellone. Come formato di pasta, non a caso, visto che c'è tutta questa bella crema, abbiamo scelto questo mezzo pacchero, così tutti i buchini si vanno a riempire di crema e di guanciale e quando porterete la forchettata alla bocca sentirete soltanto un'esplosione di gusto e bontà. Vai senza remissione! Vai Giancarlo, vai, non farti tremare la mano, vai e non ti preoccupare, più ce ne sta e più ce ne devi mettere. Basta? No. Basta, basta che non ce ne va. Finché ce ne va, cala. Per me va bene che sono a dieta. Altri due. Fratello mio, il momento più bello è arrivato. Già lo assaggiamo. Assaggiamo ormai. Yeah, assaggia. Una meraviglia. Complimenti agli chef. Complimenti allo chef. Agli chef. Ragazzi, se volete assaggiarla dovete venire in Calabria e noi ve la facciamo. No? Sicuramente. Alla prossima!